Ciao a tutti amici dell'olivo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come combattere la mosca dell'olivo con dei rimedi naturali. In particolare andremo ad utilizzare due prodotti biologici, cioè il caolino della marca BioKey e il gel di silice sempre della marca BioKey. Ovviamente lascio il link di questi prodotti qui giù in descrizione, così potete andare a dargli un'occhiata. Questi due prodotti possono essere utilizzati anche separatamente e quello che faranno, andranno a creare sia diciamo una patina bianca sulle foglie del nostro olivo e in più andranno a creare anche un sottile strato che appunto renderà difficile per la mosca sia da un lato riconoscere l'oliva e quindi andarci a deporre le uova, e sia dall'altro lato questo strato renderà più difficile appunto l'ovodeposizione della mosca dell'olivo all'interno delle nostre olive. Ma adesso vediamo più da vicino l'albero. Ovviamente questo è un albero di enormi dimensioni, avrà circa l'età di 200 anni e come possiamo vedere quest'anno è un'annata abbastanza buona, abbastanza produttiva per quest'albero. In realtà si è rotto un ramo di là, altrimenti questo probabilmente quest'anno avrebbe potuto produrre all'incirca un quintale di olive, ma sono sicuro che più o meno siamo lì. Inoltre su quest'albero abbiamo fatto varie concimazioni fogliari biologiche, magari lascio il link qui su in descrizione, utilizzando proprio questo prodotto, cioè Algantis Olivo della BioKey, che è un concime biologico a base di alghe. Adesso andiamo ad inserire i nostri prodotti all'interno della botte. Allora, qui nella botte abbiamo all'incirca 40 litri, quindi andiamo ad inserire circa un chilogrammo di caolino. Eccolo. L'unico aspetto a cui bisogna fare particolare attenzione quando si va ad utilizzare il caolino è che insomma bisogna mantenere la pompa sempre attiva, in modo tale che questa polvere non si vada a depositare nella parte in basso del appunto della botte e quindi poi non venga ben mescolata con l'acqua. Adesso andiamo inoltre ad inserire all'incirca mezzo chilo di gel di silice in 40 litri d'acqua per andare appunto a creare quella patina di cui si parlava prima, quindi come protezione contro la mosca dell'olivo. L'ultimo prodotto che andiamo ad inserire è Algantis Olivo, che è praticamente un concime fogliare sempre della BioKey e contiene il 40% di sostanza organica, l'1% di azoto e lo 0,5% di boro. Chiaramente in questo momento dello sviluppo dell'oliva il boro non è molto rilevante, tuttavia la sostanza organica che è presente in questo prodotto sicuramente ci aiuterà a dare una marcia in più alla nostra pianta. Su 40 litri d'acqua andiamo quindi a mettere all'incirca 80 grammi di Algantis. Adesso sciacquo bene il misurino. Adesso non ci rimane altro che munirci di guanti e mascherina, tenendo in considerazione che comunque questi sono prodotti biologici. Adesso vediamo la pianta un po' più da vicino. Quindi, come possiamo vedere, il risultato finale è questo.
Quindi questa patina biancastra che possiamo vedere sulle nostre foglie aiuterà il nostro albero di olivo anche a rispondere meglio agli stress climatici, ad esempio in caso di temperature estremamente elevate per un periodo duraturo di tempo, proprio perché questa patina biancastra riesce un po' a respingere i raggi solari. Amici dell'olivo, come vi dicevo, potete trovare il caolino, il gel di silice e magari lascio anche il link dell'Algantis olivo, quel concime bio, qui giù in descrizione, quindi potete andarli a vedere voi stessi. Come sempre, se avete delle domande o dei commenti, fateli qui sotto. Se il video vi è stato utile o di interesse, vi chiedo di supportarmi con un bel mi piace. Se volete continuare a rimanere aggiornati su questi argomenti, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!